In un anno che non vede grosse rivoluzioni nei modelli di iPhone non Pro, iPhone 15 Plus propone un aggiornamento nel solco della tradizione che punta a migliorare i risultati di vendita di iPhone 14 Plus, che lo scorso anno si è rivelato il fanalino di coda della lineup della casa di Cupertino. Ma quali sono i suoi punti di forza e quali invece i motivi che potrebbero farvi preferire un altro modello, magari anche più datato? Seguitemi, che proverò a spiegarvelo nel corso della recensione. La scheda tecnica di iPhone 15 Plus è chiara. Le specifiche sono fondamentalmente le stesse dei modelli Pro dello scorso anno e la prima vecchia conoscenza si scorge già nel sistema on chip. Il SoC è infatti l'eccellente A16 Bionic, un chip con processo produttivo a 4 nanometri che conta su 16 miliardi di transistor e una struttura a 6 core. Abbiamo così due power core a 3,46 GHz e 4 efficiency core a 2,02 GHz. La musica non cambia per quel che riguarda la GPU Apple a 5 core e nemmeno per i 6 GB di RAM di tipo LPDDR5. Si tratta comunque di caratteristiche ancora di primo livello che beneficiano delle varie ottimizzazioni maturate dal loro esordio su iPhone 14 Pro. La batteria è invece da record. Un modulo da 4383 mAh con un incremento che porta iPhone 15 Plus persino a battere il fratello maggiore iPhone 15 Pro Max. Con un utilizzo standard si arriva così alle 48 ore senza doversi collegare all'alimentazione con risultati quasi da battery phone. Non sorprende invece che la velocità di ricarica non porti grossi progressi. Apple dichiara una velocità massima a 20 W, ma in realtà usando caricabatterie più potenti si ottengono risultati migliori. Nulla comunque che possa sconvolgere le abitudini di chi è solito mettere in carica il dispositivo durante la notte. Da segnalare infine il ritorno del supporto alla ricarica wireless a 7,5 W, mentre la possibilità di eseguire una ricarica inversa via cavo può essere un fattore interessante magari per ridare autonomia agli auricolari o allo smartwatch. Apple da tempo non stravolge il design dei propri dispositivi tra un anno e l'altro, preferendo limare i dettagli e centellinare le novità. E in questo l'iPhone 15 Plus non fa eccezione. La cover posteriore è realizzata in vetro con finitura opaca, con il modulo fotocamere sempre racchiuso da un riquadro posto nell'angolo superiore sinistro della scocca. La cornice è invece sempre in alluminio, ma con forme leggermente più arrotondate che migliorano l'ergonomia. Gli elementi base rimangono nelle stesse posizioni di iPhone 14 Plus. Speaker principale e porta USB-C sono in basso. Il tasto di accensione è sulla destra, mentre i comandi per il volume e l'interruttore per la modalità silenziosa sono sulla sinistra. Ricordiamo infatti che l'Action Button è, almeno per quest'anno, esclusiva dei modelli Pro. Va poi sottolineato che la porta USB-C è di tipo 2.0 e supporta quindi una velocità di trasferimento massima di 480 Mbps. Si tratta degli stessi valori del vecchio Lightning, inferiori ai risultati ottenibili con la versione 3.0 dei modelli Pro. Dimensioni e peso cambiano di qualche virgola, confermando la mole importante di iPhone 15 Plus. La ripartizione dei pesi è però perfetta, motivo per cui l'impugnatura non affatica più di tanto. Tuttavia c'è da segnalare una certa scivolosità, figlia della lavorazione opaca del vetro posteriore. Il display è molto simile a quello visto su iPhone 14 Plus, tuttavia non mancano alcune novità interessanti. Innanzitutto, il pannello OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici introduce la Dynamic Island, l'anno scorso esclusiva delle versioni Pro. Si tratta di quella sorta di capsula che sostituisce il notch e che ospita la fotocamera anteriore, l'hardware per il Face ID e i sensori, e che si espande a seconda del contesto diventando parte integrante delle informazioni a schermo. Una caratteristica potenzialmente utile e molto elegante a livello visivo, ma che al momento viene sfruttata praticamente solo da Apple. Anche la luminosità è stata migliorata. I 1000 nit in condizioni standard diventano infatti 2000 in situazioni di forte luce ambientale e 1600 di picco in HDR. Sono valori alla pari con quelli di iPhone 15 Pro e che garantiscono quindi una visibilità sempre perfetta. Decisamente meno entusiasmante invece la scelta di limitare la frequenza di aggiornamento massima a soli 60 Hz. Come sempre, ormai lo sappiamo bene, si tratta di scelte legate al marketing per differenziare le linee di prodotto, ma che stridono con la realtà di un mercato degli smartphone che a questi prezzi è abituato a offrire ben altro.
Il comparto fotografico di iPhone 15 Plus mantiene lo stesso schema degli ultimi modelli, registrando però un corposo upgrade per quanto riguarda la fotocamera principale. Quest'ultima infatti passa da 12 a 48 megapixel, mentre l'ultra grandangolare e la selfie cam rimangono sui soliti 12 megapixel. L'aumento di risoluzione del sensore principale è stato molto spinto da Apple come un fattore capace di portare il dispositivo a realizzare scatti con ingrandimento 2x con qualità paragonabili a quelle di uno zoom ottico. E in effetti, anche se magari non abbiamo lo stesso livello di entusiasmo, possiamo confermare come i risultati siano davvero molto buoni. Di fatto, comunque, non sono altro che dei crop a 12 megapixel di una foto scattata a risoluzione piena. Detto questo, le foto scattate con la principale da 48 megapixel sono eccellenti e fiore all'occhiello del comparto fotografico si confermano i ritratti dotati di un effetto bokeh naturale e uno scontornamento impeccabile. Come per i modelli Pro però resta qualche fenomeno di ghosting e flare se l'illuminazione diventa più complicata, ma assolutamente nulla di drammatico. L'ultra grandangolare rimane di fatto la stessa da tre generazioni, tuttavia mentiremmo se dicessimo che le foto prodotte da questo obiettivo non sono soddisfacenti. La minore qualità del sensore comunque si nota ed è visibile ad occhio attento soprattutto nel rumore delle zone scure o in condizioni di luce non ideali. I dettagli nel complesso però sono molto buoni. Peccato poi che quest'ottica manchi dell'autofocus e che quindi non possa rivestire la funzione di macro come invece avviene sulle versioni Pro. In notturna poi è in generale sempre meglio affidarsi al sensore principale. Anche la fotocamera frontale è rimasta inalterata rispetto ad iPhone 14 Plus, ma in questo caso c'è davvero poco spazio per le lamentele considerata la qualità di selfie e ritratti. I video infine si confermano una punta di diamante per l'offerta fotografica di iPhone 15 Plus. Possiamo infatti registrare un massimo di 4K a 60 fps con tutti e tre i sensori, con il principale che può godere anche di un'impeccabile stabilizzazione ottica. Attivando la Cinematic Mode, invece, il 4K è limitato a 30 fps. La qualità delle riprese comunque è assoluta, con il valore aggiunto di modalità come cinema e azione che fanno qui il loro graditissimo ritorno. La stabilizzazione in movimento con quest'ultima poi è eccezionale ed aumenta la versatilità complessiva dello smartphone. Per quanto riguarda le prestazioni, la 16 si conferma un SoC capace di rispondere alle necessità anche degli utenti più esigenti. Non ci sono al momento app o videogiochi in grado di mettere in difficoltà il telefono, e questo si conferma anche attraverso i diversi benchmark. Lontano dalle discussioni che hanno toccato l'A17 Pro nei primi giorni dall'uscita degli iPhone 15 Pro a causa dei noti problemi di surriscaldamento di cui abbiamo parlato anche sul nostro sito multiplayer.it, in questo caso invece non abbiamo riscontrato nessun problema. Le dimensioni maggiorate di iPhone 15 Plus poi favoriscono la dissipazione del calore, per cui anche durante gli stress test non abbiamo mai avvertito un calore eccessivo. Come ben noto poi, l'A16 è in grado di gestire il ray tracing sebbene solo via software. Per cui anche sul test Solar Bay di 3D Mark i valori sono stati più che decorosi. Anche se non è il modello più performante in assoluto nella nuova gamma di dispositivi della casa di Cupertino, iPhone 15 Plus non ha nessun problema a gestire al meglio anche i videogiochi più pesanti. Il generoso display da 6,7 pollici rimane poi una manna dal cielo, specialmente per titoli particolarmente complessi o con tanti elementi a schermo. Il motore per la vibrazione restituisce un feedback molto convincente, la batteria come detto è estremamente affidabile e il sistema di raffreddamento sa mantenere a bada le temperature anche nel caso di lunghe sessioni di gioco. In un quadro sicuramente positivo, l'unica pecca è rappresentata dalla già citata frequenza di aggiornamento bloccata a 60 Hz. Anche se a dirla tutta, non è che il mercato del gaming mobile trabocchi di titoli che necessitano di un refresh rate superiore alla media per essere goduti al meglio. Per quanto riguarda iOS 17, che ovviamente è il sistema operativo a cui si affida anche questo iPhone 15 Plus, vi rimandiamo a quanto già detto in occasione della video recensione di iPhone 15 Pro. L'aggiornamento comunque rimane in buona parte poco visibile nel passaggio dalla versione precedente perché le differenze sono soprattutto relative ad ottimizzazioni e miglioramenti, con poche novità vere e proprie. Tra queste sicuramente è molto valido il rafforzamento di AirDrop che ora permette di condividere foto, file e la scheda con le proprie informazioni e contatti semplicemente avvicinando il telefono ad un altro iPhone. Insomma, valutare l'iPhone 15 Plus è un'operazione tutt'altro che banale.
Ci sono tanti miglioramenti rispetto alla proposta dello scorso anno con un SoC più potente, la Dynamic Island, il tanto atteso connettore USB di tipo C e i display con risoluzione e luminosità superiori. C'è quindi molto di buono, ma non si può certo sorvolare sulla presenza, ancora nel 2023, di uno schermo a 60 Hz. In più, il posizionamento all'interno del catalogo Apple è più scomodo che mai. iPhone 14 Pro, pur non essendo più disponibile ufficialmente, è facilmente recuperabile e rappresenta una forte tentazione praticamente a parità di prezzo, con lo stesso SoC e caratteristiche pari o superiori in diversi ambiti. Se la discriminante è la dimensione dello schermo, invece, e non si reputano fondamentali le novità del 2023, la permanenza nel catalogo Apple di iPhone 14 Plus a prezzo ridotto è una soluzione da non sottovalutare, soprattutto se l'occhio al budget è particolarmente attento. Paradossalmente, poi, il taglio di prezzo di 100 euro per gli iPhone 15 Pro e di soli 50 euro per gli iPhone 15 rispetto ai listini dello scorso anno ha ridotto ancora il gap tra gli uni e gli altri, imponendo una riflessione in più al momento della scelta. E voi che cosa ne pensate? Vi ha convinto questa nuova iterazione del modello Plus di Apple? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti interessanti, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.